Il primo dei nostri relatori, che era Ponziani, mi ha telefonato dalla FA che ha avuto l'attacco influenzale, quindi non può essere presente, però abbiamo avuto l'onore di avere qui Giovanni Orlando, che si è proposto subito, che questo signore qui prima fila. Grande conoscitore dell'opera di Toleschini e che ci ha onorato di sostituire Ponziani con un suo intervento improvvisato, ma che sicuramente sarà di grande interesse. Per cui a questo punto lo inviterei a cominciare i lavori in maniera che così poi diamo spazio un po' a tutti, perché i relatori sono numerosi e abbiamo consigliato di tenere la relazione di non più di 25 minuti, però insomma vediamo di fare in modo che tutti possano concludere la loro relazione in maniera completa, a beneficio di tutti. Ti do la parola. Grazie. Buongiorno, si sente? Allora, il mio nome è Giovanni Alberto Orlando, Orlando è il cognome. Sono nato a Caracas, mi sono laureato in matematica, ho iniziato la facoltà a 16 anni in Venezuela e sono laureato là, mi sono laureato anche a Bologna, pertanto se qualcuno dice questo qua no, non è che io mi sono laureato anche qua. Ho fatto una dozzina di libri, sto lavorando in questo libro qua da cui preferirei cominciare. Io ho incontrato la bellezza, la poesia del professor Todeschini grazie alla televisione, nel senso che c'è questo programma Explorer che facevano su Due e il programma parlava di un altro grande per me, che nessuno o pochi conoscono e valutano, che si chiamava Raffaele Bendante. Allora, dal Bendante sono arrivato al professor Todeschini e ho iniziato questa ricerca 4 anni fa. Sono a buon punto, ho preferito lavorare prima su un aspetto di carattere religioso, nel senso di spiegare il libro di Apocalisse, e l'ho fatto. Adesso questo qui è il lavoro che riguarda il lavoro del professor Todeschini e quello che mi unisce a lui. In realtà la scienza che ci manca, perché la scienza che abbiamo non è una scienza divina, quella che usiamo tutti, quella che impariamo alla scuola, quella che impariamo all'università, non è una scienza divina. È la scienza divina, certamente Pitagora l'aveva trovata, l'avevano trovata tanti, il professor Todeschini è uno di questi. E queste persone qui, ad esempio Pitagora, è stato come dire, cioè tutto quello che ha fatto Pitagora in realtà a noi che cosa è arrivato? Sono più di 2000 anni fa, tanto per. È stato ripreso da Platone, è matematica, però io per esempio dal liceo scientifico non ho imparato niente di Platone, ho dovuto impararlo a questa età, 50 anni, a trovare la scienza vera, la matematica vera, le cose come sono. Allora, il professor Todeschini nella sua genialità, diciamo così, è riuscito a sbloccare parte o tutto il puzzle della vera scienza unitaria. Io potrei cominciare facendo questo, da questo disegno, come vedete è una spirale. Ora, la scienza e la matematica, vogliamo chiamarla divina, la matematica quantica, che ha a che fare, che è la matematica divina, la matematica di Dio. Ad esempio, io ieri, parentesi, ero alla Galleria degli Uffizi, il Brunelleschi, Venezia, tutta quell'arte,
le piramidi, tutto quello lì, quelle cose lì sono state fatte con la sacra geometria, che è persa. Chi sa la sacra geometria oggi? Gli egizi sono lì che stanno facendo, hanno i loro problemi, perché hanno i loro problemi, dice, ma qua non vediamo il faraone, cioè qua non succede niente, ci dateci quello che dobbiamo fare. Non sono andato mai in Egitto, ma ho degli amici che sono tornati da poco. Cioè, la scienza divina di Dio, di cui il nostro Todeschini ci ha fatto vedere una perla, ha fatto così e ce l'ha portata, è parte di questa scienza. Io ho messo, diciamo così, nelle mie ricerche tante altre persone, di cui Nikola Tesla, che lui era di Slovenia, è andato in America, contemporaneo di Einstein. Tesla ha detto che la teoria di Einstein aveva delle lacune e sarebbe tutto il materiale di Einstein, che è quello che si studia oggi all'università, dovunque. La geometria differenziale si studia alla matematica perché c'è la geometria differenziale di Einstein, perché prima non si studiava. La scienza, il signor Nikola Tesla, che ha quasi inventato tutto lui il XX secolo, ha detto che la scienza di Einstein, la teoria di Einstein, sarebbe andata all'oblio. Il professor Todeschini, il nostro grande professor Todeschini, sapete tutti che lui era chiamato anche l'anti-Einstein, almeno in Italia. Questo signore qui ha fatto un motore a acqua e voleva fare i soldi e voleva diventare ricco. Ha ricevuto un sacco di soldi, il motore ogni volta che l'ha presentato ha funzionato perfettamente. Lui era riuscito, lui si chiama John Forrest Kelly, lui è un altro. Di questo qui, con il vostro rispetto e il vostro permesso, io li chiamo attori, e io sono il direttore del libro. No, io non sono un attore del libro, sono il direttore. Allora io dico, anche Einstein è un attore, ma guarda che c'è una piccola parte, diciamo così. E il professore Forrest Kelly aveva fatto un motore a acqua, e aveva con il vapore acqueo riusciva a muovere delle macchinarie per produrre corrente. Non ci vorranno molti anni, forse meno di 10, siamo al 2013, per 2023 forse ci arriviamo, non dovrei neanche dirlo, ma forse ci arriviamo ad avere a casa delle fonti di energie che non sono, che sono gratis, sono rinnovabili, oppure molto semplici. Lui era arrivato, in realtà oggigiorno è qualificato da frode. Lui lo chiamano una frode. Questo qui, anche un altro genio dell'inizio del secolo scorso, Walter Russell, americano, cittadino degli Stati Uniti, molto simile al grande Todeschini, ha fatto delle cose molto belle. Ha scritto un libro che si chiamava L'Universale, certamente accettava e parlava dell'etere, e l'etere lui lo chiamava l'universale. Apro una parentesi veloce religiosa. Io ho chiesto al professor, il più grande d'Italia, come si chiama? Zucchichi, Antonino Zucchichi. Professor, quando lì a Benevento doveva, ma come facciamo a spiegare i miracoli di Gesù Cristo? Allora lui mi dice, ma lei vuole fare figlio di Dio? Ma la risposta alla gente, ma tutti quanti siamo figli. Il punto è che oggigiorno abbiamo la religione per fatti suoi e la scienza per fatti suoi. Poi nel frattempo, lungo i secoli, si è creata la metafisica, che è come una fisica, per spiegare la fisica, ma non con la fisica. Io potrei essere anche molto cattivo nel senso di dirvi direttamente qual è il punto. Noi stiamo usando la scienza o l'aritmetica o la matematica di Caino. Questo è quello che io sono, mi scusate se qualcuno si offende, cioè nel senso che la scienza divina, quella che doveva esserci arrivata, quella che tanti, centinaia di Todeschini, non Einstein,
Einstein ha tentato, non è che dobbiamo parlare tanto male di Einstein, io lo faccio, però non è giusto. Einstein ha fatto quello che ha potuto, ha provato a quantizzare, oppure sì, quantizzare, dare un range quantizzabile di qualcosa che è infinito. Dio è infinito, il numero è infinito. Allora Einstein ha tentato, e poi ci ha avuto tutti questi blocchi, tutti quanti andavano contro a lui, e poi alla fine il tabacco fa male. No, tu non devi fumare, il tabacco fa male. Alla fine tutti quanti fumano. Cioè io non fumo. Cioè nel senso che tutti quanti hanno parlato contro Einstein quando Einstein cominciava a proporre la sua teoria, ma purtroppo oggi è quella che si insegna. Allora, il punto, cioè, com'è la nuova scienza? Com'è la nuova scienza, la nuova matematica, la nuova scienza di cui Tedeschini è stato un grande, per l'Italia è stato il più grande. Introduttore, presentatore, è riuscito, io più leggo Tedeschini, più dico, ma questo uomo qui era arrivato molto vicino a quello che serve, i torpellini di Tedeschini, tutto, per dirlo in poche parole semplici, che sono tanti studenti, eccetera, cioè tutto è ciclico, tutto è onde. Questa qui è un'onda a spirale che spiega le dimensioni. Noi siamo qui. Questo qui, che cosa rappresenta questa onda? Questo rappresenta il tempo. Se noi andiamo sulle Pleiadi, siamo nel futuro. Qui stiamo nel 2013. Se noi andiamo sulla quarta dimensione, già prendiamo questo scalino che il professor Einstein ci ha presentato magistralmente, il meglio che ha potuto, diciamo così. Prima di lui nessuno parlava di dimensioni. Maxwell, con tutto il suo fluido, non parlava di dimensioni. Il professor Einstein ha introdotto le dimensioni. Se noi leggiamo Maxwell, James Clerk Maxwell, scienziato scozzese, 100 anni prima di Einstein, e poi leggiamo tutto quello che è venuto dopo, Larimore, tutti questi grandi scienziati americani, quello che ha vinto il Nobel, quello che ha fatto le equazioni di Lorentz, cioè il professor Lorentz che ha vinto il primo premio Nobel in fisica. Se leggiamo tutta questa gente qui, questo qui era un genio. Se voi leggete Maxwell, questo qui dice tutta la verità, però Maxwell è in contrasto con Einstein. Einstein ha tolto l'etere. L'etere, che cos'è l'etere? Perché esiste l'etere? Che cosa dà la vita all'uomo? Il battito del cuore? Che cosa fa a battere il cuore in un bambino quando è nel grembo della madre? Il primo battito, che cosa lo provoca? Lo provoca Dio. È Dio che scorre in ognuno di noi, nelle vene, nei nervi. E allora quello è l'etere. L'etere è ovunque. La vita è etere, Dio è etere. Ci sono diversi tipi di etere. C'è il sangue, c'è l'aria, c'è l'etere nei nervi. Ora bene, ci sono, come dire, c'è una verità, come dire, che è la verità assoluta di Dio Padre, però noi siamo, come dire, dei piccoli apprendisti. Gesù Cristo ha trovato molto di questa verità, l'ha provata, ha fatto miracoli. Se oggigiorno si avessero capito i miracoli di Gesù con la scienza, questo mondo sarebbe un paradiso. Ma tanto a lui l'hanno ucciso e abbiamo dei papi. E allora, diciamo così, torniamo alla fisica. Questa è la terza dimensione, questa è, come dire, l'autostrada del tempo. Se noi cominciamo a descrivere questa autostrada, partiamo da qui, usciamo dal nostro sistema solare, andiamo fuori e cominciamo ad arrivare alla quarta dimensione. Cioè, quando stiamo già nella quarta,
già abbiamo preso l'autostrada, come quando andiamo, che voi prendete la macchina, noi qui per dire siamo in terza, quando imbocchiamo l'autostrada già siamo nella quarta dimensione. Quando incominciamo a, dopo un'oretta che siamo lì verso Milano, già siamo nella quinta, siamo nelle Pleiadi, siamo in un'altra dimensione, in un altro mondo. Se io dovrei dare un significato alle dimensioni, potrei dire qua c'è tempo e spazio lineare, questa è la dimensione del tempo, questa è la dimensione dell'amore incondizionale, poi si va su, questa qui è la sacra geometria. Qui c'è la stella di Sirio, sulla settima dimensione. Poi andiamo sull'ottava, qui ci sta Orione. E le galassie sono più fuori, cioè nel senso che è tutto un tempo. L'universo non è uno spazio, l'universo è un tempo. È come una soffiata, un tempo, sta lì. Se tu incominci a navigare, navighi. Comunque, questo è un po' quello che io... Il punto chiave... del mio discorso è: c'è un'altra scienza, è una scienza divina, non c'è ancora, ci stiamo lavorando. E poi chiaramente tante persone hanno parlato del 2012, anche il professor Todeschi e il professor Zichichi dice che era una presa in giro, no? Se io faccio vedere quello lì in alta qualità, eccolo qui. Ops, si vede? Si mantiene poco. Comunque noi siamo qui, noi siamo nel 2013. Tutti quanti dicevano nel 2012 ci succederà qualcosa, finirà il mondo. No. No. Il 2012 semplicemente è stato la fine del giorno galattico. Un giorno dura 24 ore, comincia a mezzanotte e finisce alle 11:59:59. Quello è un giorno. Tutti sappiamo cosa è un giorno, una settimana, un mese. Potremmo parlare anche dei mesi, perché comunque nel periodo poi non è stato un giorno e già, perché non è così facile. Dal 12-12-12, 12 dicembre 2012. Al 21-12, al 21-12-2012, cioè quella settimana lì, in quei 18 giorni, siamo entrati nel nuovo giorno galattico. È stato detto che se il 12-12-12 avrebbe rispettato quello che ha rispettato nell'ultima volta che è successa una cosa così, sarebbe venuto il grande diluvio. Però non è successo. Hanno spiegato anche il perché, perché ogni volta che il ciclo si ripete si allunga. Vuol dire che io non ci sarò, forse nessuno di voi, sarà un giorno nel futuro, 3.000 anni, 5.000 anni, 10.000 anni, 20.000 anni, non mi so dire la data precisa, che ci sarà un altro diluvio. Allora, quello che è successo qui, praticamente quello che sta succedendo è che, cioè, questo tempo qui che stiamo vivendo è un tempo nuovo, cioè come la galassia è un tempo, stiamo vivendo un tempo nuovo, cioè un nuovo giorno. Ieri sera siamo andati a dormire per dire il 2012, oggi è il 2013. Una cosa è la vecchia energia, un'altra cosa è la nuova energia, è tutto nuovo. Una cosa è la macchina nuova, una cosa è la macchina vecchia, una cosa è la fidanzata vecchia, una cosa è la fidanzata nuova. La fidanzata nuova, si spera, sia meglio. Allora, dopo il 21 dicembre dell'anno 2012 è nato il ciclo nuovo, il tempo nuovo. È un ciclo che durerà 2000 anni. Io vi potrei parlare anche dell'aspetto religioso, nel senso che il Maestro Gesù è stato il rappresentante, il re, quello che ha portato, il reggente dell'epoca dei pesci,
dell'era dei pesci. Infatti noi cristiani, tutti quelli che lo sappiamo, lo amiamo, nel senso che il pesce, sei cristiano. Adesso no, adesso c'è l'acqua. È la reggente per l'era dell'acquario, Madre Maria. Infatti oggi è sabato, oggi è il giorno di Madre Maria, si celebra ogni sabato, per quelli che lo sanno. Saranno quattro nel pianeta, a centinaio nel pianeta che lo sanno. E il giorno è blu. E questo periodo di 2000 anni è tutto nuovo. È tutto nuovo. Cioè tutto quello che voi avete visto e avete vissuto, io ho una grande, anzi, certezza che tutto quello che è stato negato all'uomo, Pitagora, Todeschini, Einstein, lo mettiamo pure Einstein, perché anche Einstein ha sofferto. Vabbè, che lui poi aveva problemi da bambino, ha fatto la lettera al presidente Roosevelt e oggi abbiamo l'era atomica. Invece di usare questo benedetto atomo per riscaldarmi casa e non arrivare le bollette che arrivano, hanno fatto le bombe atomiche. Comunque, tutti questi scienziati di Tauro, di Schini, tutti questi scienziati in realtà loro hanno fallito nel loro intento, perché il loro messaggio è andato perso. Non abbiamo l'energia gratis, non abbiamo la macchina antigravitazionale che io marco due bottoncini e me ne vado a casa mia in 10 minuti. Devo prendere 3 treni, 4 treni, un aereo, che ne so, nel senso che non è immediato. Abbiamo bisogno di bruciare energia per riscaldarci. Un po' meglio delle caverne. Abbiamo portato il fuoco a casa, cioè nel senso che prima lo riscaldavamo in mezzo alla strada, abbiamo portato il fuoco, l'abbiamo portato a casa. Facciamo lo stesso. Per quelli che mangiano ancora carne, io da un po' non ne mangio più. In 100 più a 1000 anni non è che abbiamo migliorato tanto, sono 100.000 anni. Cioè in realtà il bello è che il giro che si è finito qua è un giro lungo 231 milioni di anni, è un giro della galassia. Cioè la galassia, da quando è stata creata, non aveva mai fatto il giro. Mai. Il giro l'ha fatto in dicembre del 2012. I Maya non hanno detto che finiva il mondo, i Maya hanno detto guarda che finisce il ciclo. Il ciclo è finito. Siamo nel 2013. Nessun mondo è finito. Ci sono problemi, ci sono cose, però è perché la nuova energia si sta installando. Quando più si installa, quando meno ti adegui, peggio è. Nel senso, quando più amorevole sei, meglio stai. Quando più amorevole sei, meglio stai. È un'energia che... è un'energia di amore, se vogliamo chiamarla così. È un'energia... allora, sta facendo il ciclo. 2014 sarà molto meglio, perché sono diventato reggente. No? Passatemi questo. 2014, poi non faccio altro che ripetere quello che io sento, sarà molto meglio, e così, e così, e così. Nel 2018, nel primo gennaio 2018, saremo a un decimo della quarta, cioè già stiamo entrando nella quarta, cioè questo giro qua, cioè, e questa è un'altra cosa che non è mai successa. Cioè con tutti questi secoli e millenni che sono successi, Pitagora, ce ne sono tanti, Kepler, Todeschini, Einstein, era tutta l'energia vecchia, tutta l'energia che ti bloccava, ma non ti bloccano più, non hanno come, i loro mezzi, le loro armi non funzionano più, penso che non c'è la guerra. L'America stava in difficoltà perché l'America si aspettava la guerra. Se l'America sarebbe andata in guerra, magari l'America stava meglio, ma il mondo stava male. L'America semplicemente deve aggiustarsi un po', poi andrà anche lei, nel senso che deve cambiare, nel senso di
deve lasciar perdere questo amore a distruggere. Io in un certo senso sono sudamericano, tanto sono americano, però insomma noi sudamericani siamo un po' diversi dagli americani. Noi non abbiamo, noi non avevamo il generale Costa. Gli indiani stanno ancora lì. Gli indiani stanno ancora lì, in Bolivia e in Perù, cioè stanno ancora lì, non li abbiamo uccisi, cioè nel senso che io poi sono figlio di italiani, sono italiano, però nel senso che tutto il bene che ha fatto l'America, perché ha fatto bene, andava fatto. Insomma, adesso sta pagando un po' le conseguenze, perché non puoi imporre, cioè tu non puoi arrivare e distruggere tutto e dici ma comando io. No, Gesù non ha fatto questo. Gesù è arrivato e ha insegnato, ha dato da mangiare, ha insegnato e ha guarito. Questo è il massimo esempio. Io faccio sempre l'esempio con lui, per me è il massimo esempio. Allora, tanto per ritornare alla quarta dimensione, la quarta dimensione, noi fra 4 anni saremo già un decimo e continueremo a entrare. Per il 2025 saremo quasi qua. Il mondo sarà una cosa meravigliosa. Il mondo sarà una cosa meravigliosa, però dobbiamo tenere duro. Bisogna fare i sacrifici, bisogna fare un po' fino a che arriva quello che deve fare la scienza buona. Cioè la scienza buona non è che qualcuno te la dice, cioè nel senso dall'altra parte dell'universo, e che questa qui è. Tu per far volare la macchina, no? Per togliere la gravità alla macchina devi fare, no, la dobbiamo fare noi. Lui l'ha fatta, Todeschini l'ha fatta, ha fatto quello che andava fatto. Bene, io ho quasi finito, diciamo così, non voglio annoiarvi né molto meno preoccuparvi, posso dirvi che sarà tutto bello. E per quelli che non lo sanno, perché neanche tutti lo sanno, questo qua, ops, questo qua è il nuovo simbolo del Tao. Cioè tutti quelli che hanno visto il simbolo del Tao, che hanno fatto arti marziali, tutte queste cose qui, il Tao è cambiato il 21-12 del 2012, 21 dicembre del 2012. Questo è il nuovo simbolo del Tao. Non è più quello che c'era prima, che era così. Cioè, il vecchio simbolo che era così, non c'è più. Non c'è più. E questo che cosa rappresenta? Questo rappresenta l'energia maschile e l'energia femminile, il yin e il yang. È diventato così, si sono mischiati. Allora nel mondo, in questo mondo, c'è un'energia femminile fortissima, fortissima. Le donne è un'energia di amore, un'energia di madre. Infatti la Madonna è la leggenda dell'era. Cioè gli uomini mandavano sempre i figli a fare la guerra. Le mamme non mandano mai i figli a fare la guerra, mai. E allora non ci sarà nessuna guerra, nessuna parte. Quello che ci sarà è una guarigione, come quando tu vai da tua madre, nel senso che lei ti accoglie, figlio mio, ti accudisce, ti consola. Questo è quello che succederà e sta succedendo. Dal punto di vista cosmico, nel senso che chi non ha, diciamo così, afferrato le cose, insomma, dire quello che deve dire. Comunque questo è praticamente il nuovo simbolo del Tao e sempre sarà più in voga. Allora io, tanto per finire, vi dico semplicemente che, cari ragazzi, ci hanno preso in giro con la scienza, con la scienza che abbiamo. Il professor Todeschini, studiatelo, tutto quello che ha fatto, perché lui ci ha portato a noi una perla della scienza vera. Non è una cosa definitiva, bisogna lavorarci, perché il successo quando c'è, io dico che loro tutti hanno fallito, il successo quando c'è, il successo c'è quando noi la viviamo la fisica,
quando la fisica entra a casa mia, che io non devo preoccuparmi per la bolletta della luce, perché l'energia è gratis e abbondante. Il signor Kelly aveva fatto sto motore. È stato detto che l'energia, la fonte dell'energia gratuita che il professor Kelly aveva trovata, dal punto di vista metafisico non era potuta entrare nel mondo, non per tanto un problema di equazioni matematiche o equazioni fisiche, per un problema di coscienza, cioè il mondo non era pronto. Io non vi dirò quando sarà pronto, fra 2 anni, fra 3 anni, fra 4 anni, fra 5 anni, fra 10 anni, ma sarà, perché non è, cioè il nuovo giro, non c'è, diciamo così, uscita, nel senso che un politico non ti può cambiare la stella, dice tu non ti devi muovere, la stella si muove, l'energia avanza, l'amore avanza, non puoi e bloccare tutto quello che sta succedendo, non è che si fermerà, semplicemente ci adatteremo, saremo più buoni, sempre più buoni, sempre più amorevoli. Va bene, ho finito, grazie.